Allora, buonasera. Buonasera a tutti voi che vi state collegando. Aspettiamo sempre qualche secondo per far arrivare la notifica a tutti. E oggi purtroppo, come era previsto, come avevo già detto, non è una bella giornata assolutamente perché Orazio, il bassottino di Napoli, che come sapete io alcune settimane fa sono riuscito a strappare dalle mani della proprietaria facendolo sequestrare dai carabinieri, proprietaria che secondo le accuse fatte dai vicini di casa ha maltrattato per diverso tempo il cane. Ebbene, oggi il povero cagnolino è stato restituito alla signora su ordine del Tribunale di Napoli. Vi dico subito che ci sono alcune cose che non mi sono chiare in questa vicenda. Sto cercando di capire un po' di più quello che è accaduto, anche perché tra l'altro sono in contatto con la presidente dell'associazione a cui è stato affidato in custodia giudiziaria il cane quando io chiamai quel giorno, ricorderete tutti sicuramente i carabinieri. Ebbene, la ragazza mi riferisce che praticamente c'è anche una archiviazione, una richiesta di archiviazione addirittura del procedimento da parte della Procura della Repubblica di Napoli. Io non voglio credere a questo. Ho chiesto alla stessa ragazza di trasmettermi anche tramite WhatsApp, copia di quello che le è stato rilasciato oggi dai carabinieri, ancora non me lo ha trasmesso, però voglio vederci chiaro perché è pur vero che, come voglio farvi una breve spolverata, come funziona in questi casi? In questi casi, quando c'è un animale che viene sottoposto a sequestro e quindi la proprietaria proprietario, insomma, dell'animale viene indagato per maltrattamento di animali. Il corpo di reato, quindi in questo caso l'animale che viene sottoposto a sequestro penale, può rimanere in custodia giudiziaria chi lo ha preso in affidamento fino alla fine del processo, o altrimenti il tribunale può ordinare la restituzione dell'animale alla proprietaria, però il processo va avanti, oppure può essere chiesta praticamente l'archiviazione. Ora, effettivamente può accadere questo. Ricorderete il caso del cane Mia e la cagnolona. Io ho testimoniato proprio fino a qualche giorno fa in tribunale a Trapani, perché la cagnolona che è stata gettata in mare a Trapani con una pietra al collo. All'epoca dei fatti, dopo un anno e mezzo, la Procura della Repubblica di Trapani chiese l'archiviazione del procedimento penale nei confronti del proprietario e mi ordinò la restituzione del cane al legittimo proprietario. Io, che allora ero custode giudiziario, mi sono opposto immediatamente alla richiesta di archiviazione della Procura di Trapani. Fortunatamente il GIP mi diede ragione e addirittura non solo Mia è rimasta con me, ma addirittura il proprietario è stato rinviato a giudizio ed è tuttora sotto processo per maltrattamento di animali. Ora vi confesso in maniera molto sincera che per questa situazione io ho un po' più di difficoltà ad intervenire, per il semplice motivo che io non rappresento più nessuna associazione, non sono neanche il custode giudiziario del cane, quindi in questo frangente io per la procura, per il Tribunale di Napoli sono nessuno, quindi non ho proprio materialmente legittimità a poter intervenire in questa situazione. So soltanto che la ragazza, ripeto, la ragazza che ha custodito il cane fino ad oggi, che io ringrazio, mi ha detto: sono stata costretta a restituire il cane perché c'è un ordine del giudice e tra l'altro la Procura della Repubblica di Napoli ha chiesto addirittura l'archiviazione. Ora che addirittura venga archiviato tutto,
A me sembra una follia perché comunque ci sono dei testimoni, dei vicini di casa che hanno testimoniato e hanno detto che questa signora maltratta fisicamente il cane. Quindi vi dico a livello giuridico cosa poteva accadere. Poteva accadere che il tribunale, scelta folle per quanto mi riguarda, decidesse di restituire il cane alla proprietaria, cosa che purtroppo è stato fatto, è stato deciso, ma il processo comunque dovrebbe quantomeno andare avanti. Invece questa ragazza mi dice: no, guarda che la procura addirittura ha chiesto l'archiviazione, cioè si vuole chiudere tutto. Questa è follia, è follia. Allora, io non voglio dire altro perché, ripeto, ancora non ho letto le carte. Ho chiesto a questa ragazza di farmele avere, ancora non me le ha mandate. Io spero di poter leggere questo documento del Tribunale di Napoli per capire un attimino esattamente quello che è stato fatto. E come dice Anna Vita, ci meravigliamo? No, amici, non meravigliamoci perché in questo paese, io non mi stancherò mai di dirlo, non funziona nulla. Non funziona nulla. Qui purtroppo è difficile difendere gli animali perché c'è una legge che non c'è, c'è uno Stato che non c'è, ci sono delle normative che non vengono applicate, e lì vengo e rispondo a quelle persone che a volte mi fanno segnalazioni che riguardano animali, di situazioni folli, che pretendono che io intervengo in situazioni assurde. Ah, te ne sei fregato, io ti ho segnalato il cane nel giardino che sta tutto il giorno solo. Ma cosa volete? Ma vi rendete conto che in Italia chi picchia un cane, cioè ci sono i vicini di casa che hanno detto ai carabinieri quel giorno che c'ero io, ero io presente. I vicini hanno tutti testimoniato, hanno detto: questa signora prende il cane e lo sbatte contro il muro, c'è maltrattamento fisico, e qui c'è un tribunale che ha deciso di restituirgli il cane, e voi vi incazzate se Ricorrizi non interviene perché c'è il cane che sta 4 ore solo in giardino. Ma ci rendiamo? Ma cosa pretendete? Siamo in Italia! In Italia non funziona niente! Quindi quando io vi dico non posso intervenire, non ho elementi, è inutile che mi scrivete: Rizzi, fai schifo, te ne fotti. Non è che io me ne fotto. Io non intervengo perché so che non ho gli elementi per poter intervenire. Perché qua già è difficile salvare un cane che viene picchiato fisicamente dai proprietari. Figuriamoci un cane, io dovrei andare da un giudice a dire: no, giudice, condanni il proprietario perché lo lascia 4 ore solo nel giardino. Ma che volete che mi faccio ridere in faccia? Ma ci rendiamo conto dove stiamo vivendo oppure no? Ma ci rendiamo conto che qua ci sono tribunali che chiedono archiviazione quando c'è un pazzo che prende una corda, la lega con un sasso gigante, gliela lega al collo al cane, lo butta in acqua e c'è una procura che ha chiesto di archiviare tutto? Ma ci rendiamo conto o no? E quindi se in queste situazioni gravi qui le procure chiedono di archiviare tutto, ma come potete pensare che Ricorrizi si metta già all'Italia perché c'è il cane che sta 4 ore solo in giardino? Non si può intervenire. È inutile che mi segnalate questi casi, perché non si può intervenire, perché abbiamo una legge in Italia che fa schifo e abbiamo una parte della magistratura, non tutta, ma c'è una parte della magistratura che dei diritti degli animali se ne fotte, ok? Oh. Ecco, questa è la situazione attuale. Questa è la. No, non è un mondo che va al contrario, è l'Italia che va al contrario. Perché quello che accade in questo paese non accade in altre parti. Non accade in altre parti. Quello che si vede qui in Italia, in altri posti non si vede. La follia che c'è in Italia, in altri posti non c'è. Cioè io vengo e mi dico: allora oggi vi dico onestamente, io oggi avevo un appuntamento, come sapete, in Parlamento. Ecco, vi sembrerà strano, io massimo rispetto, purtroppo l'appuntamento è saltato perché c'erano delle votazioni, eccetera, e deputati che dovevo incontrare si sono scusati, non li ho potuti incontrare perché c'erano, ripeto, delle votazioni, non so cosa c'era, quindi ci siamo ripromessi di rivederci, presumo ormai prossima settimana. Ma
Quello che vi voglio dire io è questo, e dirò anche a loro, visto che tra l'altro fanno parte di un partito che attualmente è in maggioranza nel nostro governo. Ma che caspitina facciamo le leggi se poi non vengono rispettate? Perché si fanno le leggi in questo paese se poi non vengono rispettate? Cioè, qui siamo a una gravità, cioè forse qualcuno non se ne rende conto, c'è una gravità assoluta. Quella è una donna che è stata accusata di maltrattamento di animali. E ripeto, come ho detto questa mattina, prima che partissi da Trapani, come vedete sono a casa qui a Roma, ok? Questa è una donna che non è che è stata accusata di tenere il cane fuori in giardino con la catena, per cui ci può stare che il giudice dice va bene, non ci sono più, non c'è un pericolo, diciamo, di ricommettere reato, gli restituiamo il cane. Ci può anche stare, no? Ci può anche stare. Un cane a catena H24 con la catena corta e non si può tenere. Se si interviene, le forze dell'ordine sequestrano l'animale, ci può stare che un giudice decide di restituirlo perché spera che quella persona non lo rimetta di nuovo a catena. Ma qui non stiamo parlando di un cane legato a catena. Azione che io ovviamente non condivido, gli animali a catena non si tengono. Qua stiamo parlando di una donna che è accusata di picchiare il cane, di usare violenza nei suoi confronti. E qui non è che c'è il rischio che qualcuno si è inventato le accuse, che sai, è un vicino di casa che ce l'aveva con la signora e quindi il giudice ritiene che quel testimone non è affidabile e quindi ha deciso di restituirgli il cane. Facciamo finta che potrebbe andare bene. Qua ci sono diversi cittadini, ci sono diversi vicini di casa che hanno detto questa signora picchia il cane. Quindi non è uno, sono di più. E allora io vengo e mi dico, ma come cavolo è possibile che un giudice si sveglia la mattina e decide no, il cane va restituito? Perché? Stiamo parlando di un essere vivente. E allora qualcuno verrà e mi dirà, e forse avrà ragione, beh, nel nostro ordinamento giuridico, in Italia, per il nostro codice civile, gli animali sono considerati ancora oggetti. Questo è vero, non lo dobbiamo dimenticare, eh? In Italia il cane, il gatto, la gallina, il coniglio, il cavallo, il maiale. Per il nostro Stato, per il nostro grandissimo Stato italiano, gli animali sono considerati oggetti. Ed è questo che mi fa schifo. Ed è questo che dovrebbe farci indignare tutti, tutti indistintamente. Ok? Gemma mi dice non si può fare più niente, Enrico. No, cara, no, no, materialmente non si può fare niente. Io proprio non posso fare nulla perché, ripeto, non sono parte in causa nel procedimento, ma non si può fare nulla. Non ci sono elementi per intervenire. Potresti eventualmente fare ricorso al tribunale del riesame. Questo, ma lo dovrebbe fare l'associazione a cui è stato affidato il cane. Questo si potrebbe fare. Ok? Quindi questa è l'attuale situazione, ma è inutile parlare se c'è una parte della magistratura che continua a come si suol dire, a considerare i reati sugli animali reati di serie B o di serie C, perché la verità purtroppo è questa. Nello stesso tempo io poi rifletto e dico, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Ma ci rendiamo conto di quello che sta succedendo? Io non ho più parole, credetemi, io non ho più parole. Io mi rendo conto solo che faccio sacrifici, che sto dedicando la mia vita e lo faccio con immenso piacere perché darei la vita per salvare un topo. Quindi non è quello, dare la vita per salvare qualsiasi animale. Però mi rendo conto che dico, ma io faccio sacrifici, ma io rischio le denunce. Cioè,
denuncia da ogni parte, perché lo sapete, ogni intervento che faccio poi ti denuncia la proprietaria, ti denuncia quello, ti denuncia l'altro, ti denuncia quello. C'è un inferno, devo andare a testimoniare un intervento fatto e me lo porterò poi per 3-4 anni, perché poi mi denunciano e dopo 4 anni devo andare ancora in tribunale, mi devo difendere, sì, e io sono salito a casa di quella perché c'era il vicino che mi ha aperto la porta, no, è quello che ti accusa che hai fatto violazione di domicilio, quell'altro no, ma Rizzi mi ha minacciato. Tutto questo per cosa? Cioè, hai salvato la vita a un animale. Dice, ma vai al diavolo, ho salvato la vita all'animale, chi se ne frega di tutto quello che viene dopo. No, io quel giorno sono andato a Napoli, mi sono preso le denunce, perché sicuramente la signora mi avrà denunciato, già l'aveva detto con la figlia, mi sono preso le denunce, soldi, tempo, tutto buttato. Per cosa? Per sentirmi dire oggi no, il cane è stato restituito. Cioè, capite che mi avete capito, mi cascano giù, ma proprio mi cascano giù. Io non ho più parole, io veramente non ho più parole, sono indignato, sono schifato e vi giuro che non, questo paese mi comincia a fare ribrezzo, cioè ve lo dico proprio in maniera proprio sincera, ve lo dico proprio in maniera proprio sincera, questo paese mi fa ribrezzo, non... Niente ragazzi, niente. Scusate, ma anche io poi vado giù di morale perché capite che cioè ogni intervento che faccio, voi lo sapete che mi seguite, ha un'organizzazione, studio tutte le volte come intervenire. Quando vi dico ragazzi, aspettate, qualcuno dice, dico vai subito. No, ragazzi, non funziona così. Non è che posso andare su, devo programmarlo, devo saperlo come gestire, devo capire chi mi ritrovo davanti, devo capire come funziona se chiamo i carabinieri, in quale parte dell'Italia mi trovo, se là ci sono strutture, se ci sono le associazioni, se c'è il rischio di essere aggrediti. Cioè, c'è un lavoraccio alle spalle che voi non avete la più pallida idea. E poi il risultato qual è? Che ti trovi un magistrato che si sveglia la mattina e dice: no, vabbè, ridiamogli il cane. E perché è così? Cioè, capite? Capite che è veramente da schifo. Da schifo. E qualcuno mi dice: ma allora gli altri, le persone, ragazzi, non mi paragonare, io ho massimo rispetto per tutte le persone che soffrono di violenza, però una persona, un essere umano, può avere la possibilità di scappare dalla casa, di prendere il telefono, di chiamare la polizia, di chiamare i carabinieri. Un cane, un animale che è vittima di violenza, non ha cosa fare. Quel bassottino che è dentro casa, se viene picchiato di nuovo, non è che può prendere il telefono e chiamare i carabinieri, non lo può fare. E non ha neanche un Enrico Rizzi dietro la porta di casa che si sta là H24 a controllare se viene picchiato. Capite qual è il problema serio? Questo è quello che mi fa più incazzare. È uno scandalo, come dice Sandra, è una vergogna, è una vergogna. È un paese finito il nostro. È un paese finito. Finito. La verità è questa, che il nostro è un paese finito. 3 giorni fa, non per cambiare discorso, ma per farvi capire che nel paese in cui viviamo è tutto collegato, non c'entra niente con gli animali. Ne ho parlato questa mattina. Una signora di Olbia a cui io mando un fortissimo abbraccio, io mando un fortissimo abbraccio, malata grave di tumore, doveva andarsi ad operare d'urgenza a Roma. Non l'hanno fatta imbarcare sulla nave per andare, sulla nave, l'aereo, non mi ricordo cosa doveva prendere. Perché non aveva il Super Green Pass? Le è stato detto: no, signora, lei deve tornare indietro. Lei a Roma ad operarsi di tumore non ci va perché non ha il vaccino. Ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto dove siamo arrivati? Una persona malata di tumore che oggi c'è e domani non c'è. Che magari stava aspettando chissà da quanto tempo quel giorno per andarsi a operare e avere quella minima possibilità di salvarsi la vita, non si può andare a operare a Roma perché non ha il cazzo di certificato verde, perché non ha il Super Green Pass. Ci rendiamo conto in che paese di merda viviamo o no? Quindi di che cosa ci lamentiamo? A me
I brividi nella pelle mi sono venuti a leggere l'articolo di giornale e hanno intervistato il marito di quella povera donna. Ha detto: mia moglie ha fatto tutto il viaggio di ritorno a casa a piangere come una disperata. Una donna malata di tumore. Gli dicono: devi avere il Green Pass per operarti, perché sennò a Roma non ci puoi andare. A chi ha inventato tutto questo? Al primo responsabile di tutto questo, che è il presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, Mario Draghi. Io dico: fai schifo. Fai schifo. E se potessi sputargli in faccia a questo miserabile uomo, lo farei. Perché negare le cure a una persona che è malata di tumore, che magari ha i giorni contati, e che spera di potersi salvare la vita con quell'operazione. Negare un'operazione ad una donna malata di tumore perché non ha il super green pass. Neanche il green pass, non è che dice magari vediamo se il tampone, faccio un tampone, la faccio partire. No, il super green pass, devi avere il super green pass perché altrimenti non ti puoi operare. Miserabile uomo che non sei altro. Miserabile uomo che non sei altro, mi fai schifo, mi fai schifo, mi fai schifo. E non dico altro, mi fermo qua per evitare poi blocchi Facebook, eccetera, perché a questo miserabile uomo mi verrebbe da dirgli altro, mi verrebbe da dirgli altro. Pezzente miserabile, pezzente miserabile uomo, maledetto. Maledetto. Bene, con questo io chiudo perché non voglio. Claudia, non dirlo a me. Non dirlo a me. Guarda, io vivo ormai a Roma. Devo avere la fortuna qualche volta di passare da Montecitorio e di vederlo uscire il signor Draghi. Ma la soddisfazione di urlargli in faccia quello che penso non me la deve togliere nessuno. Ma che mi costi 100.000 denunce. Ma la soddisfazione di dirgli, di urlargli quello che penso a questo miserabile uomo. Ma che cazzo ne sa lui dei problemi degli italiani? Ma che cosa ne sa lui dei problemi degli italiani? Cosa ne sa? Cosa ne sa? Farabutto. E lo vogliono fare presidente della Repubblica. Presidente della Repubblica. Un disgraziato che nega a una povera donna malata di tumore di andarsi ad operare perché non ha il Super Green Pass. Maledetto, maledetto. Se quella povera donna muore, ce l'avrai sulla coscienza. Maledetto, ma che te frega? Pure se dice: ma che te frega? Ma che gli frega? Ma cosa frega a un miserabile come quello? Ma cosa gli frega? Ma qualcuno parla, dice: ma sei esagerato, ma sono esagerato. Ma gli avete visto la faccia a questo uomo? Ma a questo uomo gliel'avete vista la faccia? Ma gliel'avete vista la faccia, gli occhi, lo sguardo che c'ha questa persona? Gliel'avete visto o no? Ah, ecco, come dice Giannina, gli occhi di ghiaccio. Ha una faccia che fa paura a vederlo. Fa paura. Fa paura. Comunque, vi prego, non mi fate andare, ragazzi, perché purtroppo io quando nomino questa persona, mi dovete credere, io mi sento male. Qualcuno può dire: Rizzi, sei esagerato. Io quando vedo questa persona qua che scorro Facebook, che apro un giornale o la televisione, mi compare lui davanti, mi dovete credere, mi sale la pressione, ve lo giuro, a me sale la pressione. È più forte di me, non ci posso fare niente. È più forte di me. Io mi sento male quando c'è questa persona davanti. A me la pressione mi sale a mille. Rischio di prendermi un infarto. Quindi vi prego, basta. Per favore. Per favore. Ecco. Comunque, voglio ringraziare a chi, comunque, nonostante tutto, decide di supportare le mie battaglie per i diritti degli animali e ha inviato anche questa sera le stelle. E quindi io desidero ringraziare Marco D'Aleo che ha mandato 200 stelle, Graziella Antonio Del Vento, Josiane Duval e Ivan Luciani che ne hanno mandate 150 l'uno,
Sara Anastasi, Roberta D'Onofrio ed Enza Lepore che hanno mandato 100 stelle ed El Gazzeni che ne ha mandate 50. Grazie di cuore a tutti voi. Ricordo che una stella vale un centesimo e pardon. Una stella vale un centesimo, esatto. Grazie a Gilla Zichichi che ha appena mandato 200 stelle. Grazie di cuore. Grazie di cuore a Gilla Zichichi che ha mandato 200 stelle, quindi 2 euro. Una stella vale un centesimo. Grazie di cuore a chi le manda sempre, non fa mai mancare il proprio contributo. Grazie di cuore. No, Isabella, lo so, ma io cerco di calmarmi. Non è facile, credimi. Non è facile. Non è facile. Guarda, la classe politica a me in generale non mi fa impazzire. Devo riconoscere che ci sono pochi, diciamo pochi politici che io stimo e che secondo me lo fanno perché ci credono e amano fare questo lavoro. Perché poi alla fine fare il politico è un lavoro a tutti gli effetti, è un lavoro per la collettività. Quindi fare di tutto un erbo un fascio non è giusto. Ma io non ci posso fare niente, io non ci posso fare niente. Io Draghi è quello che proprio... Mi devi credere, mi sale la pressione, mi sale la pressione, non ci posso fare niente, non lo sopporto questo essere umano, non lo sopporto. Ringrazio di cuore Rosa Barone che ha mandato altre 50 stelle, Jonathan Gallo che ne ha mandate 50. Marcello Ascone che ha mandato 100 stelle, Mica Lila che ha mandato anche lei 100 stelle. Grazie, grazie di cuore. Tiziana Lugnan che ne ha appena mandate 100, 100 stelle, grazie di cuore. No, Agnese, forse non mi sono spiegato, non ci puoi accedere. Avete visto che sempre in Sardegna, oltre a questa povera donna che non ha potuto operarsi perché non aveva il Green Pass, anche una ragazza incinta di 26 anni che è andata al pronto soccorso perché aveva delle perdite, l'hanno mandata indietro perché non aveva il Green Pass. Cioè, ma ci rendiamo conto? Io mi auguro che ci sia ancora qualche giudice che ama il proprio lavoro e faccia partire un'indagine, perché tutto questo è follia! Essere mandati indietro al pronto soccorso perché non hai il Green Pass è follia! Cioè, solo in Italia si vedono queste cose! Solo in Italia si vedono queste cose! Cioè, qui ragazzi, ripeto, non si parla di essere a favore del vaccino, contro il vaccino, ognuno ha le sue idee, rispettabilissime, va bene. Cioè, qua si parla di andare al pronto soccorso ed essere mandati indietro! Cioè, ma stiamo scherzando! Stiamo scherzando, veramente! Ma dove arriviamo? Ciao Andrea! Ciao Andrea Enrico, buonasera! Ragazzi, io vi lascio davvero adesso perché sono stanco e poi mi devo andare a fare una doccia. Quindi grazie, grazie, grazie e grazie ancora di cuore a tutte le persone che mi hanno seguito. Grazie di cuore veramente a tutti voi. Io vi aggiorno e vi dico grazie Isabella Denise che ha mandato 150 stelle. Grazie Isabella, ti abbraccio forte. Vi dico che io domani sarò ancora a Roma perché andrò allo studio dei miei avvocati per un'altra riunione. E poi venerdì ritorno a Trapani, riscendo a Trapani perché sabato è il compleanno di Monia, ma tra l'altro venerdì e sabato, quindi venerdì e sabato, collegatevi su questa pagina perché sarò in diretta perché ci saranno due interventi miei in Sicilia per altre due situazioni purtroppo di maltrattamento nei confronti degli animali. E quindi come sempre farò la diretta e vi aggiornerò passo dopo passo su quello che farò in provincia di Trapani e in provincia di Ragusa. Detto questo, per il momento è tutto. Grazie di cuore a chi mi ha seguito, grazie a chi continua ad avere fiducia nei miei confronti, grazie a Donatella Nalin che mi ha inviato adesso 50 stelle, grazie di cuore, grazie di cuore a voi,
Vi abbraccio e vi auguro una buona notte. Grazie, ciao.